Per concludere il nostro lavoro sul primo principio della termodinamica, affrontiamo ora il discorso sulle trasformazioni adiabatiche. Che cos'è una trasformazione adiabatica? È una trasformazione che avviene senza scambi di calore con l'esterno. A rigore, quindi, una trasformazione adiabatica potrebbe avvenire all'interno di un termos, cioè di un contenitore che impedisce scambi di calore con l'esterno. In questo caso si viene illustrata sul libro la situazione in cui noi rimuoviamo della sabbia dal pistone. E questo fa sì che diminuisca la pressione fornita dall'esterno, il gas compia un lavoro e osserviamo che questo comporta una diminuzione di temperatura. Vogliamo capire un po' meglio perché ciò accada. Allora, innanzitutto andiamo a riscrivere il primo principio per una trasformazione adiabatica. Beh, noi sappiamo che il primo principio afferma che la variazione di energia interna di un sistema è data dal bilancio fra gli scambi di calore del sistema e il lavoro compiuto o subito dal sistema. Ma siccome per definizione la trasformazione adiabatica avviene senza scambi di calore con l'esterno, ecco che il primo principio risulta scritto in questo modo, delta U uguale meno W. Dunque, ragioniamo un momento. Abbiamo detto che il lavoro viene considerato positivo quando viene compiuto dal sistema, dal gas. Dunque, un gas che si espande, dunque compie lavoro positivo, avrà, attenzione almeno davanti al W, una variazione di energia interna minore di zero. Cioè, cosa vuol dire? Che per fare lavoro il gas attinge energia a se stesso, cioè alla propria energia interna, ed ecco il motivo per cui l'energia interna diminuisce. Ma come sappiamo, l'energia interna di un gas perfetto è legata strettamente alle variazioni di temperatura. Dunque, se l'energia interna diminuisce, la variazione di temperatura del gas è minore di zero, cioè la temperatura del gas scende. In una espansione adiabatica sia una diminuzione di temperatura. Il caso opposto si presenta per una compressione adiabatica. Nel caso di una compressione adiabatica è l'ambiente che fa lavoro sul sistema, dunque il W che compare nel primo principio, che è sempre visto dal punto di vista del sistema, è un lavoro negativo. Se vogliamo vedere in modo diverso, possiamo dire che mentre dall'esterno viene compiuta una forza per comprimere il gas reagisce con una forza opposta e siccome la forza compiuta dal gas è verso l'alto, mentre lo spostamento è verso il basso, ecco che il lavoro diventa negativo. Ma torniamo alla dimostrazione che stavamo conducendo. Se dunque il lavoro compiuto dal gas è negativo, la variazione d'energia interna del gas, a causa sempre del segno meno, sarà positiva. E questo vuol dire che il gas, il sistema, è soggetto ad un aumento di temperatura. Dunque, in una compressione adiabatica la temperatura del gas sale, in una espansione adiabatica, la temperatura del gas diminuisce. Ora, di esempi di trasformazioni adiabatiche perfette, non è semplice trovarne, intanto perché bisognerebbe avere a che fare con un contenitore perfettamente isolato. Però, diciamo, le trasformazioni approssimabili delle adiabatiche sono molte. Ad esempio, è sufficiente che un contenitore sia sufficientemente isolato per dar luogo a una trasformazione adiabatica, oppure che la trasformazione avvenga in maniera così rapida che il sistema non abbia il tempo di scambiare calore con l'esterno. Allora, una trasformazione molto rapida può essere assimilata in prima battuta ad una adiabatica. Ecco quindi alcuni esempi di situazioni di adiabatiche che incontriamo nella vita di tutti i giorni.
Quando facciamo uscire velocemente, notate questo, quando facciamo uscire velocemente il contenuto di una bomboletta spray, e stiamo parlando di una bomboletta in cui sia contenuto solo del gas compresso, come ad esempio le bombolette per la pulizia delle tastiere dei computer o le bombolette da stadio per le sirene. In questo caso il getto del gas incontra un abbassamento di pressione repentino e quindi si espande in modo adiabatico perché non ha il tempo di assorbire calore dall'esterno e si raffredda. E difatti ce ne rendiamo conto perché se dirigiamo questo oggetto su una mano, ecco che sentiamo immediatamente questa sensazione di freddo e la bomboletta stessa si raffredda. Compressioni adiabatiche ce ne sono in varie situazioni, ad esempio quando noi utilizziamo una pompa da bicicletta per gonfiare le ruote di una bici, in questo caso abbiamo delle compressioni molto rapide. Il gas non riesce a cedere calore all'esterno e allora ecco che mentre si gonfia la ruota, allora la pompa tende a scaldarsi. La cosa si nota ancora di più se noi tappiamo il foro d'uscita e comprimiamo il gas all'interno della pompa e notiamo un immediato riscaldamento. Come vedremo, le trasformazioni adiabatiche giocano un ruolo importantissimo nel ciclo dei motori termici, ad esempio nei motori a benzina, nei motori diesel. Nella fase di compressione si ha una compressione adiabatica che comporta un notevole aumento di temperatura. Questo è ciò che permette, ad esempio, nel motore diesel di autoinnescare la combustione del gasolio che viene iniettato in un ambiente estremamente caldo, ad altissima temperatura, a seguito di una compressione adiabatica. Se dovessimo rappresentare graficamente e analiticamente, quindi matematicamente, una adiabatica, come potremmo fare? Beh, intanto qua il libro ci dà una forma dell'equazione che descrive le adiabatiche, che a dire il vero non viene dimostrata. Io devo dirvi che questa forma la ricordo con maggiore difficoltà, mentre ricordo molto più facilmente l'altra forma delle adiabatiche, che è questa, che il libro invece ricava come una derivazione della prima. Perché questa mi piace di più? Perché ricorda la legge di Boyle, P per V uguale costante, P per V uguale P0 V0. Che differenza c'è nel caso della diabatica? Che il volume è elevato a gamma e vi ricordo che gamma è il rapporto fra il calore specifico a pressione costante e il calore specifico a volume costante del gas. Vogliamo vedere almeno che è vera questa equivalenza fra le due espressioni. Io partirei da quella che io preferisco, quindi la P per V elevato a gamma uguale P0 per V0 elevato a gamma, per derivare l'altra forma, quella che il libro presentava nella pagina precedente, cioè questa forma, quella che non presenta la pressione. Come si fa a passare da una all'altra? Beh, basta ricordare che le trasformazioni adiabatiche sono comunque trasformazioni di un gas, dunque regolate dall'equazione di stato P per V uguale nRT. Se io voglio ottenere un'equazione delle adiabatiche che non contenga la pressione, è sufficiente che io ricavi P da questa equazione, nRT fratto V, e vada a sostituirlo al primo membro. Al secondo membro sostituirò P0, che ovviamente sarà dato da nRT0 fratto V0. Dunque, effettuando queste due sostituzioni di P e di P0, che cosa si ottiene? Cambiamo colore. Allora, otteniamo nRT fratto V, che moltiplica V elevato a gamma. Io ho riscritto questo termine. Secondo membro, P0, quindi nRT0 fratto V0 moltiplicato V0 elevato a gamma. Come si nota, N ed R possono essere semplificati. A primo membro resta T, per
per v elevato a gamma fratto v elevato alla prima, quindi un v elevato alla gamma meno 1. E al secondo membro resta t0 per v0 elevato alla gamma fratto v0 alla prima, quindi alla gamma meno 1. Ecco quindi giustificata l'espressione che il libro presenta in questa forma. Esiste anche una terza forma, chiaramente, che è quella che prevede l'espressione della diabatica in assenza del parametro V, quindi tenendo conto soltanto di temperatura assoluta e pressione. Ma, come dicevo, non è necessario ricordarle tutte, io mi concentrerei soltanto su questa forma che abbiamo visto essere quella più semplice da ricordare. Per quanto riguarda invece la rappresentazione grafica delle adiabatiche, beh, facciamo questo ragionamento. Supponiamo di avere, allora, disegniamo gli assi cartesiani, i soliti assi PV. Rappresentiamo sull'asse verticale la pressione, sull'asse orizzontale il volume. E immaginiamo di partire da uno stato del gas caratterizzato dai valori di V0 P0 e da un valore di temperatura che, come ricorderete, si può leggere pensando alla isoterma, alla curva isoterma su cui questo stato si trova, quindi se questa è un'iperbole, scusate, insomma, la difficoltà di rappresentazione, ecco che io posso dire che lo stato P0, V0, T0 rappresenta lo stato iniziale. Adesso, se io faccio venire ad esempio una compressione adiabatica, che cosa succede? Sappiamo che il volume da V0 diventa più piccolo, ma la pressione al tempo stesso da P0 aumenta, quindi uno stato finale potrebbe essere ad esempio questo. Questo è lo stato finale. Siamo partiti da un volume che era più grande e scendiamo a un volume più piccolo, ma al tempo stesso abbiamo raggiunto un valore di pressione più alto. Che dire della temperatura? Beh, adesso questo punto si trova su una iperbole che ha una maggiore lontananza dagli assi e quindi rappresenta un isoterma di temperatura maggiore a quella iniziale. Dunque, questa è la situazione. Siamo partiti da uno stato iniziale, abbiamo raggiunto uno stato finale di minor volume, maggiore pressione, maggior temperatura. E diciamo, se si tratta di una diabatica quasi statica, ecco che la curva che otteniamo, scusate, ma mi è molto difficile farlo soltanto sulla tavoletta grafica, la curva che otteniamo è una curva più ripida delle curve delle isoterme, perché deve tagliare praticamente infinite isoterme fra T0 e T. Dunque sappiate che la curva che rappresenta le adiabatiche, qui adesso torniamo al libro di testo che lo fa vedere molto meglio in questa situazione. La curva che rappresenta le adiabatiche è una curva, eccola qua, che va a tagliare le isoterme. Quindi questa è proprio la situazione che abbiamo rappresentato prima con una partenza da un volume inferiore, l'arrivo a un volume superiore. Scusate, da un volume inferiore, ma una pressione più grande e una temperatura più elevata. Dunque, se voi vedete soltanto una adiabatica rappresentata sugli assi PV, potrebbe sembrarvi a primo avviso un'iperbole, ma sappiate che non si tratta di un'iperbole. Ricordate che l'espressione non è appunto P per V uguale costante, ma P per V elevato a gamma uguale costante, dunque non di iperbole si tratta.